ho lavato e asciugato per bene 3 zucchine di media grandezza. Con l'aiuto di un coltello alla maliscia le spunto. Con l'aiuto della mandolina taglio a fette abbastanza sottili, spesse circa un paio di millimetri. Preparo ora la panatura. Insaporisco 200 g di pan grattato con 30 g di formaggio grattugiato. Aggiungo una presa di sale e pepe quanto basta. Mischio bene tutti gli ingredienti. Spennello le fette di zucchine da entrambi i lati con dell'olio evo. E ora passo ogni fetta nel pan grattato, faccio aderire per bene la panatura. Adagio la fetta sul tagliere, falcisco prima con il prosciutto cotto. Poi con della scamorza tagliata a dadini, arrotola a modo involtino, chiudo e fermo con uno stecco in legno. Procedo con le altre fette di zucchine, metto 3 involtini su ogni stecco di spiedino. Ho rivestito una teglia da forno con la carta forno, irrorò con un filino di olio evo, sistemo gli involtini di zucchine nella teglia, uno accanto all'altro, irrorò la superficie con un altro pochino di olio evo. In forno e lascio cuocere gli involtini di zucchine in forno statico a 200 gradi per circa 5-10 minuti o fino a quando la superficie risulterà bella dorata e croccante. Miei carissimi amici, gli involtini di zucchine ripiene di prosciutto e scamorza sono gustose e saporite, sono filanti e squisite, facilissime da preparare, sono ideali come antipasto caldo o freddo, perfetti per un secondo piatto ricco di gusto. Gli involtini di zucchine si possono tranquillamente cuocere anche nella friggitrice ad aria per 3 minuti a 200 gradi. Consiglio di provare questi involtini di zucchine perché ve ne innamorerete al primo morso. Provateli e fatemi sapere cosa ne pensate, mi raccomando, ci conto. Noi ci vediamo prestissimo con una nuova ricetta, sempre semplice e veloce. A ciao!